Salve a tutti amici di YouTube, io sono sempre il vostro WD e benvenuti in questo nuovo fantastico episodio di Minecraft Ita Shader. Siamo all'episodio numero 12 ragazzi e sono contentissimo perché questa serie vi sta veramente piacendo tanto e abbiamo anche raggiunto nell'episodio scorso tantissimi like, quindi vi ringrazio tantissimo e ragazzi continuate così perché veramente mi fate veramente molto molto felice. Prima di iniziare l'episodio faccio i soliti saluti. Questa volta saluto Alessandro Aresu, The Gamer, Alessandro Bonasol, Brian, Joe03, Absolute Anonimo XXX, Tommaso Cerutti e basta essenzialmente. Ragazzi vi saluto tantissimo, un salutone da WD, mi raccomando per gli altri se volete essere salutati, chi non ho ancora salutato, per i nuovi basta che me lo scrivete qui sotto nei commenti e vi saluto tantissimo. Ora spero di non essermi scordato nessuno perché mi avete veramente scritto tantissimi commenti e prima di iniziare l'episodio ci tenevo a farvi vedere queste due cose fantastiche. La prima è una fan art spettacolare, me la mando l'utente Vitorillo e ve la metto qui sullo schermo. Sono semplicemente io, un disegno che mi ha fatto lui con gli occhi a forma di D e il cappellino questo qua del creeper. Ragazzi è fantastico, ringrazio tantissimo questo utente per questo fantastico disegno e mi ha fatto veramente felice questa cosa. E la seconda cosa è una speed art che ha fatto l'utente Lilleben sul suo canale, che saluto tantissimo, e quindi vi lascio il canale in descrizione dove potete andare a vedere questo video che insomma che mi ha fatto lui e lo ringrazio tantissimo perché è veramente meraviglioso, cioè mi ha fatto veramente troppo piacere, quindi grazie tantissimo a tutti questi due ragazzi. Se volete mandarmi fan art o cose del genere basta andare nella pagina di Facebook qui sotto in descrizione. Detto questo ragazzi possiamo iniziare col nostro fantastico episodio. Allora vi voglio far vedere come ho completato la nostra farm di canne da zucchero, che è risultato a piacervi tantissimo. Ho fatto un altro strato di canne, adesso sono cresciute un casino tipo, quindi insomma si vede anche un po' male, però vi è piaciuta molto questa struttura e sono veramente molto contento. Allora ho semplicemente allungato di uno, ho fatto un altro strato e ho messo delle slab qui per poter passare. Sono fatte di arenaria, quindi sono insomma inerenti alla struttura e sono abbastanza fighe. E qui mi sono inventato questa stradina con le torce, guardate un po', è veramente figa. Ditemi insomma nei commenti se vi piace, ovviamente devo continuarla fino a laggiù e che ho avuto insomma poco tempo per fare cose, ma insomma capite bene, io mi impegno tantissimo ragazzi. E quello che posso fare cerco di farlo. E quindi ho fatto questa stradina, a me piace insomma, ditemi un po' se vi piace questa cosa. A me piace tanto, soprattutto dall'alto si vede bene, ora infatti si va a vedere. Si è fatto anche buio tra l'altro, quindi ora andiamo velocemente. Si è risultata una farm molto produttiva ragazzi, perché produce veramente tantissime canne tra virgolette. E insomma niente, adesso vado a fare una piccola dormita e vi faccio vedere anche altre cosette interessanti. Allora ragazzi, dunque ho aggiornato un attimo il muro delle cose da fare. Ho scritto solo una cosa perché mi avete dato tantissimi consigli e sto aggiornando il muro off camera. Sono riuscito a scrivere solo questa cosa, che sarebbe un ottimo consiglio che mi dà sempre Lilleben. E mi consiglia di fare una faccia di creeper, una faccia del creeper scavata nella roccia. E è un'idea fantastica perché pensavo di farla proprio da queste parti, insomma, magari anche su questa montagna. E penso sia un'idea abbastanza figa, insomma, devo dire mi piace tanto e quindi l'ho scritto sul muro delle cose da fare. Ora vi voglio far vedere da qui come si vede la farm di canne, molto figa ragazzi, veramente molto figa, a me piace tantissimo e sono contento che vi è piaciuta anche a voi insomma. Detto questo, prima di iniziare a fare la nostra panoramica, perché ci facciamo una fantastica panoramica questa volta, ho intenzione di fare una cosa carina. Allora voglio prendere prima di tutto questi mattoni di pietra, spero mi bastano ovviamente, perché voglio andare a fare una modifica. Allora voglio togliere quest'erba qui che non mi piace, cioè nel senso l'ho messa, mi piaceva ma non mi piace più effettivamente. Quindi io metterei questa pietra qui e ho intenzione, ditemi se vi piace questa idea, cioè tipo precisi mi sono bastati, ditemi se vi piace questa idea. Allora questo muro volevo adibirlo a diciamo la gestione degli achievement. Che cosa voglio dire? Se noi facciamo tipo con del cuoio, no, tanto adesso abbiamo un casino di mucche per esempio, e ci facciamo questi qua, questi affari qua che si chiamano cornice per oggetti o item frame, se l'avessi in inglese. Se noi per esempio iniziamo per esempio da qui, no, mettiamo tutti questi affari, ovviamente questo muro non basterà mai, tipo forse sì, non lo so. Se noi mettiamo tutti questi affari qua e dentro ci mettiamo diciamo l'oggetto degli achievement, per esempio che ne so,
ci siamo fatti, tipo, ne so, abbiamo ottenuto tema scottante, che è costruisci la fornace, ci zippiamo dentro una fornace. E lo facciamo con tutto quello che abbiamo già fatto e mettiamo quelli vuoti per poter ospitare quelli che ancora dobbiamo fare. Mi piacerebbe fare una cosa così, ditemi se vi piace l'idea, perché a me piace abbastanza, devo dire. Cioè, usare questo muro per metterci tutta la roba dentro, diciamo, che rappresenti le imprese, mi piacerebbe, insomma, tantissimo come idea. Spero vi piaccia anche a voi. Quindi penso di fare una cosa del genere. Ora magari cosa ci posso mettere dentro? Ci posso mettere dentro, che ne so, una fornace. Quindi ci facciamo una fornace random. Possiamo prendere tipo anche una di queste che tanto non usiamo. Poi la vado a sostituire, tanto che ce ne sono anche troppe. La vado a mettere lì dentro. Ecco fatto. E ci siamo fatti l'item frame di tema scottante. Per esempio, ovviamente li posso cambiare. Cioè lo posso cambiare, lo posso mettere da un'altra parte, insomma. Però, nel senso, a me piace come idea. Ditemi un po' se vi piace come idea, a me piace tantissimo. Detto questo, inizierei a prendere un po' di materiale. Allora, un po' di legna l'ho presa. Voglio vedere se ho del vetro. Sì, ne ho tanto. Tanto, insomma, parliamone, ne ho 42 pezzi. E mi recherei subito fulmineamente sul tetto, cioè proprio sul soffitto, proprio in alto, perché voglio iniziare la nostra fantastica panoramica. Ora, lo so che mi sarò scordato tipo mille cose da dirvi, perché tipo mi ero preparato mille cose da dirvi, però me le so scordare tutte, insomma. Fate finta di niente, sono un po' così. Allora, andiamo su e ci facciamo qui sopra una bella crafting. Quindi scraftiamo qui, facciamo il nostro banchino da lavoro e lo mettiamo, facciamo un buchino qui e lo piazziamo qui. Ora bisogna gestire un po' le cose, quindi per esempio possiamo, tanto scraftiamo il legno, poi ci tagliamo tutti gli alberi. Ok, allora io avevo pensato a una cosa. Ovviamente, ragazzi, se non vi piace, come dico per ogni costruzione, mi piacerebbe che voi me lo comunicaste, insomma, mi dite: guarda, doppia D, mi fa schifo così, fallo in un altro modo. Allora qui cado tipo atrocemente, ma ammazzo. Penso di no, facciamo così. Togliamo questo. Ok, perfetto, giustamente c'è la terra. Se vi fa schifo, che non vi piace, io... Cosa cacchio? Togli qui. Ok. Io posso tranquillamente cancellare la cosa, nel senso posso distruggere quello che ho creato e fare qualcosa che magari piace a tutti. Semplicemente. Allora, innanzitutto tolgo tutti gli alberi, perché voglio pianeggiare la struttura. E voglio fare degli allungamenti col legno e col vetro. Fare tipo un pavimento di vetro. Adesso vi spiego che cosa voglio fare per benino mentre lo facciamo. Allora, dovrei aspettare prima di tutto che si tolgono gli alberi. Allora, innanzitutto pianeggiamo qui. Quindi togliamo questi. L'ho portata della terra? Sì, ce n'abbiamo tantissima. Bella, 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 bella. Mi manca un po' la voce, ragazzi. Sto notando che mi sta andando un po' via la voce. E la cosa mi disturba, ho preso un po' freddo, porco due, fa un freddo cane sti giorni, veramente. Sto perdendo un po' la voce, mi dispiace. Allora, togliamo anche questo, che non ci serve. E ci facciamo una bella e soprattutto larga area panoramica, perché deve essere larga, insomma, ci deve essere spazio. Allora, innanzitutto mettiamo la terra per benino. Cioè, finiamo di squadrare il pavimento, tra virgolette. Qui teoricamente potrei... Vabbè, mettiamo un blocchetto qua. Togliamo tutte queste foglie. Allora, intanto che tolgo le foglie, ragazzi, ne approfitto per dirvi una cosetta. Per quanto riguarda... Questo è importante, ragazzi, ascoltatemi bene. Per quanto riguarda la programmazione dei video, ho visto che, per esempio, i nuovi, o insomma qualcuno è un po' confuso su questa cosa. E c'ha ragione, perché effettivamente non ho mai... parlato di una programmazione dei video. Allora, sapete che ultimamente ho poco tempo per registrare. Cioè, ho sempre poco tempo per registrare. Infatti sto trascurando alcune serie. E il fatto è che, per esempio, questa serie qui, la Minecraft Data Shader, la faccio uscire un giorno sì, un giorno no. Quindi giorni alternati. Quindi se magari un giorno vedete che non è uscita la Minecraft Data Shader, è perché semplicemente è uscito l'episodio il giorno prima. Tutto qui. Così, insomma, non state lì a sbroccare se magari non vedete il video e dite, insomma, mi scrivete doppia D perché non hai fatto uscire niente. Semplicemente perché la programmazione riesco purtroppo a farla solo così. Allora, facciamo anche in questo modo e pianeggiamo per benino anche qui, così viene una cosa fatta bene.
E niente, semplicemente ci tenevo a dirvi questa cosa perché almeno insomma si fa anche un po' di chiarezza così tranquillamente, via diciamo. Allora ragazzi, già così è fantastico, cioè nel senso, già così guardate che panoramica fighissima, senza alberi è tutta un'altra cosa, cioè proprio una bella piattaforma ne è venuta fuori. E mi piace, però siccome a me piace anche strafare sulle cose, avevo intenzione di fare una cosa figa. Allora iniziamo giusto facendo da questa parte, ovviamente devo modificare anche qui le scale, perché poi non posso più salire se no. Allora, iniziamo da questa parte e usciamo di qualche blocco, vediamo un attimo, possiamo uscire, io penso così sia esagerato, sì, così magari è un po' esagerato ragazzi, togliamo tipo due blocchi, ok, uno l'ho anche perso, se no poi mi viene una cosa esagenorme. Però non è male farla bella grande. Allora, ho intenzione di fare un... di allungare, diciamo, di un rettangolo da tutti i lati. Quindi uno di qua, uno di qua, uno di qua e uno di qua. Quindi adesso lo faccio, magari velocizzo il video, così non vi rompete le palle. Ok, allora l'idea era questa, di fare questa cosa anche da questi altri lati. Vorrei però, infatti qui ho sbagliato, infatti perderò un sacco di blocchi. Vorrei usare del vetro. Porca puttana, mi dispiace per quel legno, infatti quello che posso me lo prendo. Vorrei fare, intanto qui ho messo le torce quindi non dovremmo avere problemi. Vorrei fare tipo il pavimento in vetro. Ok, tipo almeno una striscia. O magari... facciamo tre strisce, ok? Facciamo tre strisce. Qualcosa riesco a recuperare, ma mannaggia, perdo un casino di legno. Vabbè, pace, insomma, non importa. E vorrei mettere il vetro. Infatti ne abbiamo tanto. Ora, costruire di notte non è un'idea saggissima, ragazzi, lo so. Però, insomma, il nostro mondo di notte lo vediamo difficilmente. Quindi, insomma, almeno lo vedete in tutte le salse, via. Facciamo in questo modo. Ecco fatto, una sorta di pavimento di legno che è bellissimo ragazzi. Adesso io lo faccio anche da questa parte, magari intanto vado a dormire, faccio un piccolo taglietto tattico e noi ci vediamo dopo. Ok, sto facendo anche quest'altra parte, dunque sto mettendo il vetro e sto notando che i materiali non basteranno assolutamente, quindi mi toccherà andare a formare un po' di cose, quindi farò un bel taglietto. Intanto guardiamo un po' come sta avvenendo la struttura. Allora, sarà larga 2 qui, quindi larga 2 qui e larga 1 qui. Quindi da tutte le parti sarà uguale, semplicemente essendo un rettangolo qui sarà più corto e qui sarà più lungo, però viene la stessa cosa. Ora, in questi angoli qua non so se tipo congiungerli e fare tipo un cerchio, ma per adesso magari lascio così, e mettere tipo le staccionate, cioè tipo facciamo un esempio da questa parte, mettiamo le staccionate qui, così stiamo tranquilli, non si bocca di sotto come si dice dalle parti mia. Facciamo in questo modo, ok? Così si sta tranquilli. Vediamo un po' già come viene. Dai ragazzi, è una figata assurda. No, ma è una figata assurda veramente. Guardate che figo, cioè guardate quanto spazio abbiamo poi per fare magari qualcos'altro. Cioè è fantastico. Qui abbiamo il vetro che dà di sotto e qui tutto il panorama. Spero che da lontano non si rovini la struttura, ma non credo, anzi ho intenzione di fare anche una bella cosa, ma sarà una sorpresa per dopo. Se viene, se poi non viene magari anche la lasciamo perdere, ma... Allora, intanto vado a formare i materiali e ci vediamo dopo, quando ho fatto anche queste altre due parti. Ok ragazzi, in realtà sto modificando un po' la struttura, nel senso che ho aggiunto, diciamo, dei blocchi qui per chiudere con delle staccionate, in modo che viene veramente uno spazio bello grande. Dai ragazzi, sta venendo bene, ho già visto dal basso, è una figata, qui si può vedere tipo tutto, cioè nel senso è tipo... non so, fa venire le vertigini, ma è, cioè, fantastico, dai, guardate quanto è spaziosa questa panoramica. E qui possiamo lo stesso piantarci, ne so, qualche albero, qualche fiorellino, ne so, ci metto, ne so, una cosa così. Poi mi dite voi cosa costruirci qua sopra, perché questo è un bello spazio per costruire roba, quindi nel senso, se vogliamo sfruttarlo per costruire, sarò proprio bene accetto a questo tipo di lavoro. Anche se adesso, nel senso, mi piace anche vuoto, nel senso, veramente una bella panoramica. Allora, sto facendo in questo modo e non deve venire circolare, perché effettivamente sennò avrei dovuto modificare anche lì. Quindi non lo sto facendo circolare, ma deve somigliare, diciamo, a una struttura circolare. Tanto che dal basso, ragazzi, sembra
una struttura circolare, quindi, ma anche da qui, cioè nel senso anche da qui sembra una struttura circolare, anche se effettivamente non lo è. Però è carina, insomma, è figa. Ditemi un po' se vi piace, ovviamente resto ad ascoltare i vostri consigli, ovviamente, perché se non vi piace non possiamo tenere una struttura che non vi piace. Porco due, me ne è volato di sotto uno. E mo dove me lo vado a recuperare? Eccolo là. Allora, vediamo se riesco a fare la cazzata. Vediamo se riesco a fare la cazzata senza morire. Dai, eccolo. Preso, perfetto. Tipo, ho perso tipo 3000 cuori, ma insomma, bene così, non sono morto, dai, ok, perfetto. Da sotto è figo, da sotto è figo, ma da ancora sotto è ancora più figo, cioè da sotto forse sente la mancanza di una struttura piramidale, quindi qualcosa che va in alto. Si vede questa cosa piatta. Però è figa, ragazzi, è figa. Io direi che, nel senso, completata è completata. Nel senso, io adesso ci metto le torce, ci spammo qualche torcia in giro, perché, insomma, ovviamente, insomma, è una struttura che va illuminata ed è giusto metterci qualche torcia. Allora, magari questo, fermi tutti. Mettiamo tipo le torce, ne so, tipo qui, perché metterle sui cosi non conviene molto. La mettiamole qui. Le sto mettendo all'interno la maggior parte perché, come sapete, la luce, se no qua mi, nel senso, non ha senso metterle solo qui sull'angolo. Bisogna che mi si illumini bene anche il centro, quindi insomma le sto mettendo bene. Adesso la vediamo anche dal basso e ci godiamo per benino tutto il nostro panorama, perché è veramente una struttura fighissima, ragazzi. Cioè è fantastica. Ora qui forse ho messo un po' troppe torcine. Effettivamente si mettiamo una qui. Una qui. Vabbè, insomma, per adesso va bene. Poi quando avremo la glowstone, e dobbiamo pensare anche al nether effettivamente, prima o poi possiamo abbellire per benino. Che ne so, possiamo piantarci tipo una pianta. Ora magari non ho la farina d'ossa, però per esempio possiamo tipo piantarci una pianta qui e non so, una pianta qui. Però insomma è venuto bellino. È una bella panoramica, veramente una bella panoramica. Guardate, da qui si vede, cioè, praticamente tutto. Da, tipo, là c'è della lava che non avevo mai visto, per esempio, quella lava lì io non l'avevo mai vista, quindi fantastico. Da qui si vede tutta questa parte, che è, diciamo, la nostra, si vedono anche le nostre costruzioni, quindi fantastico. Potremmo mirare bene le nostre costruzioni, ed è anche un bel punto per iniziare i video, insomma. Ragazzi, io penso che questo progetto è veramente bello. Ditemi nei commenti, insomma, consigliatemi cose. Se vi piace, se non vi piace, come modificare. Ovviamente farò la stradina per benino. Adesso magari non ho i materiali per farlo, però farò sicuramente la strada per benino. Consigliatemi, ragazzi, consigliatemi. Adesso andiamo a vederla dal basso. Allora, vediamo un pochino, perché completa ancora non l'ho vista nemmeno io, Vediamo un po'. Sì, dai, ragazzi, non è invasiva, nel senso è piccola. Cioè, nel senso, dal basso sembra piccola, quindi non è invasiva. Ci sta bene, è una bella piattaforma. E ora c'è il sole davanti, quindi magari non si può vedere appieno tutta la bellezza della struttura. Però è figo, perché, nel senso, se noi qui stiamo così, nel senso, guardiamo normale, non è che si nota tanto. È che se alziamo lo sguardo magari si vede la casa più la panoramica, che insomma ovviamente è più bella vista da sopra che da sotto. Però a me piace, ragazzi. Ovviamente accetto tantissimo consigli, come vi ho già detto. E niente, ragazzi, tirate giù di like se vi piace la struttura. Guardate quanto è figa. Cioè, veramente è fighissima. È un po' imponente, devo dire. Anche dai lati sembra carina. Mi piacerebbe farci una bella cascata d'acqua da qualche parte. Però aspetto i vostri consigli, ovviamente, per qualsiasi modifica da fare a questa cosa. Dai, è magnifica, ragazzi. È magnifica. Mi raccomando, ragazzi, lasciate tanti like. Tirate veramente giù di like. Scrivetemi nei consigli, come ho già detto mille volte, quello che volete che io faccia. E soprattutto commentate, insomma, quello che volete. Mi fa veramente tanto 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 piacere. Come ho detto all'inizio, se volete essere salutati o volete inviarmi qualcosa, scrivetemelo qui sotto nei commenti e sarà fatto tranquillamente. Io direi che per questo episodio possa bastare, ragazzi. Ci abbiamo tante cose di cui occuparci e il nostro mondo sta prendendo veramente forma. Sono contento, qui tra l'altro non avevo mai finito di mettere i blocchetti. E ragazzi, io spero che questo episodio vi sia piaciuto. E niente, da Doppia D è tutto. Noi ci vediamo in un altro episodio. Ciao ciao!